Fabri Fibra rifiuta 1 milione di euro offerti come giudice di X Factor, ecco il motivo del suo no foto. Sapevate che Fabri Fibra ha rifiutato un'allettante proposta per diventare giudice a X Factor? A rivelarlo, a Il Venerdì di Repubblica è stato il rapper stesso. Nell'intervista, riferendosi alla scelta di Manuel Agnelli di partecipare come giurato al talent show di Sky, Fibra ha sottolineato: "A me hanno offerto 1 milione di euro per andare a fare il giudice a X Factor e ho rifiutato. Ti danno quei soldi per non fare più il rap. Per spegnerlo". In programmi come quello ci vado ma solo se mi pagano per suonare. Una dichiarazione che, come al suo solito, va dritto al punto, criticando, tra le righe, anche il collega Fedez, seduto sulla sedia di giudice di X Factor da diversi anni, e poi io non riuscirei a stare su quella scrivania in mezzo a gente che urla. Mi viene una crisi dopo poco, lo so, ha aggiunto Fabri Fibra. Il problema non è la TV in sé, infatti il rapper di recente ha partecipato come testimonial per lo spot di una nota azienda di telefonia, ma, più che altro, lo ha fatto per lanciare un messaggio a certe persone, e le ho fatto per divertimento, per soldi e anche per rompere i coglioni. A chi, vi state chiedendo? Al vecchio mondo della musica italiana e della televisione gli sta sul culo che la pubblicità della azienda telefonica la faccia un rapper, e cioè un musicista considerato di seconda categoria. Vuol dire che qualcosa sta cambiando e che magari domani non ci sarà più posto per loro. Ritornando su X Factor, poi, a Il Venerdì di Repubblica Fibra ha aggiunto: "La mia storia è che vengo dal nulla, che non ho mai avuto conoscenze, che quando sono venuto a Milano ero solo, senza soldi e con un lavoro di merda. Se non ti piace la mia storia non ti piace la meritocrazia. Non li demonizzo sti programmi ma non me ne frega un xxxo, andate a vedere un concerto piuttosto che stare davanti alla TV, questo è il mio consiglio". Come, al solito, Fabri Fibra non ama i giri di parole, ma preferisce essere chiaro e diretto sin da subito. Cambierà mai idea sui talent show e sulla possibilità di partecipare in veste di giudice, magari con un'offerta ancora più allettante? Chissà e…